Se questo video raggiunge, sono bravo, sono basso, 4000 like, bene, porterò Shelly a rank 35, non in showdown, in 3v3, la prossima season. Ciao ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Inizio così. Il video un po' stremato, stanchissimo, con l'occhio che mi brucia, raga. E vedete, voi nello sfondo, ragazzi, c'è un Leon rank 35. Leon rank 35. Fatto su Foot Brawl. E Gem Grab. Ecco, sfortunatamente il video del rank 35 Leon non lo vedrete mai perché ho dovuto fare uno scrim, come vedete, e non ho potuto registrare le partite, non ho minimamente avuto il tempo di registrarle. Ma il video di oggi non è incentrato alla reazione del rank 35 di Leon o di qualche altro rank 35, ma è incentrato per farvi vedere che abbiamo compiuto un record in Italia. Record di rank 35 in una season, 6 rank 35, ragazzi. Io sono felicissimo di questo traguardo, guardate quanto sono belli, quanti sono davvero tanti. E questa season abbiamo completato Nani, Tara, Bull, 8-bit, Penny e Leon. Quindi possiamo anche dire, effettivamente, di non aver fatto i più semplici, perché uno magari si tiene i più semplici e li fa tutti in una season. Non è stato così per me, come vedete c'è Nani che è molto tosto. Nani per di più, raga, ha fatto su Bounty e non finito su Bounty, finito su una mappa di Gemma Grab, ma vedrete il video apposito. E io vi ripeto, se volete vedere i video di tutti questi rank 35, della reazione delle loro partite e delle loro clip migliori, ecco ragazzi, lasciate like, iscrivetevi perché è questo il modo in cui li avrete. Supportatemi e vi porterò i video al più presto, perché guardate quanti rank 35 alla quale dobbiamo ancora reagire. Detto ciò, ragazzi, devo ringraziare tutti, tutti per il supporto, anche solo datomi in chiamata, per magari gli snipe, perché ogni tanto, regà, avendo gli abbonati nella lista degli amici, come potete notare, tutti questi sono abbonati, ecco, loro spectandomi decidono anche di startare una partita e lasciarmela. Ecco, questo è stato ge gentilissimo da parte loro e in alcuni casi anche fondamentale per farmi risparmiare molto tempo. Detto ciò, raga, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questi brawler che ho portato al 35, e se davvero credete che io abbia sudato e soprattutto se siete orgogliosi di me. Io sono molto fiero perché abbiamo portato a casa un altro record, raga, in Italia. Un altro record e ora nel countdown quanti ne mancano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Solo 8, raga, io ne contavo 9. Fatemi ricontare. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, ho contato male io, 9. 9 brawler al 35, regà, e li avremo tutti, li avremo tutti, guardate quanto è bello averli tutti al 35. Io spero che in un qualsiasi futuro update non mettano rank 50, perché sennò impazzisco. Diventeranno comunque 10 con il nuovo brawler che verrà implementato a breve, credo. Detto ciò, regà, niente. Ora chilliamo in questo video per arrivare ai fatti di 8 minuti. In che modo? Facendo le sfide. Facendo le sfide perché abbiamo le sfide giornaliere che, raga, io vi ricordo, ho completato il pass. Nel caso non aveste visto il video del dove termino il pass e spacchetto questo ping pack, bene, guardatevelo, ve lo lascerò poi nelle schede a fine video. Ma ora andiamo a vedere un po' cosa potremmo utilizzare, ragazzi, per terminare le sfide. Io sinceramente una partita con Colette ve la farei anche. Per un motivo solo, per farvi vedere la skin, che è davvero tanta tanta roba, e la facciamo proprio in solo showdown. Io starto, se ci mette troppo ci becchiamo quando inizia direttamente la partita. Eccoci qua ragazzi, siamo in game. Allora, abbiamo un Dynamite, se non mi sbaglio vicino. No, una Maxine, ho visto male. Guardate quanto è bello, quanto sono belli. Non l'ho mai usata questa skin, raga, neanche dopo che l'ho sbloccata con voi nel video. Non l'ho mai utilizzata. Ora, io chiaramente cerco di gestirmela bene perché devo fare 3 win e vorrei fare le dirette. Io come emote ho messo il cuoricino che è davvero davvero bello. Questa emote qua di Colette è stupenda. Ok, l'ho hittato abbastanza volte. Mi sposto un attimino perché c'è un microfono che mi offusca la vista. Perfetto. Ok, molto buono. Qua c'è il surgelato, raga, che non riesco a dittare.
No, cosa ho fatto? Sono un idiota. Sono un idiota, raga, perché sono andato di auto e ho sparato sulla cassa e non ha surgito. Volevo farmi solo la ulti e non ci sono riuscito. Giocata malissimo da me, da parte mia. Detto ciò, quindi cosa facciamo? Per non perdere troppo tempo, andiamo di un brawler basso. Andiamo di un brawler basso, che può essere Rico, può essere uno che mi possa divertire, raga. Shelly. Shelly, che attenzione. Se questo video raggiunge... Sono bravo, sono basso. 4000 like. Bene, porterò Shelly a rank 35. Non in showdown, in 3v3. La prossima season. Sta a voi, ragazzi. Sta a voi. Io vi ho lanciato la sfida. Vi basta guardare il video, ragazzi, e lasciare like. Non vi costa nulla, non vi cambia nulla. È semplicissimo per voi. Detto ciò, vediamo se riuscite a raggiungere la sfida. Altrimenti, Shelly si lascerà lì a rank 30. A sudare. Ok, a marcire, volevo dire. Perfetto, abbiamo un potenziamento che non è servito a nulla perché ne è spawnato un altro che io desidero prendere. Detto ciò, ci basta utilizzare il gadget per avvicinarci a qualcuno e farlo fuori. Molto bene che abbiamo fatto fare un Colt, perché il Colt, come sapete, aveva 4 potenziamenti e ci ha fatto arrivare a 5, il che non è per niente male. Guardate quanto è bello quel Dynamite che si litiga con Mortis, davvero bellissimo. Aspettiamo che arrivi Dynamite qua, ma non sembra arrivare. Ok, la Bea. Vedete, stare lì è stato fondamentale con Shelly perché questo mi ha permesso comunque di non farmi sgamare. Se Dynamite ha anche il gadget del bombone mi fa male. Guarda, te puoi spaventarmi quanto vuoi, ma io sono una Shelly, io sono un Mort. Io sono una Shelly, tu sei un Mortis. Puoi prendere anche tutti i succhi che vuoi che non mi farai fuori, te lo dico io. A meno che tu non sia un Mortis con 20 potenziamenti, allora lì mi fai abbastanza paura. Fortunatamente questo Dynamite non aveva il gadget dello stun, altrimenti mi avrebbe assolutamente dato fastidio. A proposito, ho trovato l'emote di Shelly arrabbiato, che non me ne ero neanche accorto, e ovviamente lo flexo un attimino. Ecco, l'ultimo avversario sarà un camperino. Uff. C'ha lo scudo, raga, eh. Se è maxata. No, ok. Non era maxata. Detto ciò, buono. Molto, molto buono. Ci portiamo a casa un più 10. E andiamo a fare un'altra partita. Subito con Shelly. Perché vorrei finire la sfida almeno delle winning solo con voi in questo video. Allora, chi c'è qua sopra? Non lo so. Credo una BB. Colt. Io sono diventato ciecato, raga, con questo push. Sto rosicando perché se il Colt si fosse venuto a prendere sta cassa, l'avrei asfaltato. E ora io subisco un po', chiaramente, perché lui ha un raggio più lungo e più danno dalla distanza rispetto a me. Quindi me ne vado via. Chiaramente non posso contendermi le casse con lui. E anzi, provo a gestirmela andando e nascondendomi. Chiaramente se perdo questa partita il video termina qua perché non voglio farvi perdere troppo tempo. Nada, non sto a rischiare con un tick, che voi sapete zona molto. Però se mi viene addosso... Rischissimo. Rischissimo, raga, rischissimo. Madonna bellissima quanto ho rischiato. Qua c'è una Pam. Com'è possibile che mi... Vedete? Vedete, raga? Perché non vorrò portare Shelly a 35? Ecco. Costringetemi voi con i 4000 like a portarla, perché se voi li lasciate la dovrò portare, io sapete che rispetto quello che dico. Detto ciò, niente, il video termina qua perché non mi va di continuare a fare a sudare per altre 2 wins. Voi sapete che io odio showdown e non mi va ovviamente di sudare ancora di più per finire la sfida. Detto ciò, vi ringrazio di aver visto il video, spero che vi sia piaciuto un po' il ritorno su YouTube. Scusatemi la mia stanchezza, ma lo vedete dalla faccia quanto sono demolito. Non ho dormito da vari giorni. Detto ciò, io vi ringrazio, al prossimo video, ciao ragazzi.